Volevo ricordarvi di non scappare subito perché poi ci sarà l'estrazione a premi e per questo dovete poi chiedere a Mario. Però intanto noi passiamo alla tavola rotonda, io do il microfono a Igor perché se lo do a Naif poi fa casino e quindi... Allora, direi che la giornata è stata molto interessante, almeno per me, ma spero anche per voi, molto intensa, quindi you choose, nel senso che faremo una tavola rotonda in base alle domande che ci saranno da parte della platea. Quindi, ok? Intesi. Un po' tutto quello che avreste voluto sapere sulla security e non avete mai osato chiedere, non solo a me, ma eventualmente a chiunque si senta dei relatori di parlare, tranne Fabio, che adesso abbiamo deciso che no, a parte scherzo, se avete qualche domanda su Global X e The così via. summercamp.org. Venite a hackercamp Ecco, allora. Qualcuno tolga il microfono a quell'uomo, anzi fungi da valletta, quindi direi, ripeto, se avete voglia, se volete ancora fare qualche domanda anche su argomenti che non sono stati coperti oppure viceversa. Esatto, se volete fare delle domande ancora a Claudio o cose di questo genere, direi che questo è il momento adatto. Prego, questo ragazzo qua, giovane. Te la spiego. Ok, io ho una domanda da appassionato. Un vostro punto di vista spassionato e veritiero sulla situazione italiana, sul nostro governo, quello che... Ho sentito Carrai? Ho sentito bene? Hai detto stroppa? Hai detto stroppa? Qualcuno si candida per parlare? Tocca a me a rimanere con... Questo entrapment. No, io dico che allora c'è stato a suo tempo una petizione firmata da praticamente tutti quelli che potevano in qualche misura permettersi di esporsi, per quanto poco e piccola fosse l'esposizione, che esprimeva molto bene qual è la posizione di chi si occupa di information security, cyber security in Italia dagli albori di questa cosa. Queste persone sanno, sono alcune centinaia, sono praticamente tutte, c'era un controllo a monte sul fatto di essere effettivamente esperti di security e hanno espresso abbastanza chiaramente qual era l'idea, ovvero che ci sono persone notoriamente molto qualificate, che si occupano di questo aspetto da tanto tempo, che operano anche in istituzioni a livello europeo, che sono le persone più adatte a fungere da consiglieri, advisor, chiamateli come volete. Poi, tutto il resto, secondo me, rischia di finire in un gioco al massacro mediatico che fa il gioco dell'una e dell'altra parte politica. A noi interessa la tecnica, a noi interessa il proteggere gli asset, che siano quelli del paese, che siano quelli dell'azienda, che siano i nostri. Giochi politici non ci interessano. La fuffa la lasciamo nei PowerPoint, a noi ci tocca di sbadigliare i bit e byte. Finish. That's my opinion. Poi, se qualcun altro vuole dire la sua, volentieri. Volevo aggiungere una cosa invece sui clienti, cioè sulle aziende italiane, no? Cioè io ho a che fare, diciamo, settimanalmente con diversi clienti, no? Con cui parlo, faccio delle presentazioni, parliamo della sicurezza. Parlo di clienti grandi. Clienti grandi, la maggioranza dei clienti grandi non ha una persona che si occupa di sicurezza informatica, cioè non ha un IT security manager in Italia. Cioè non esiste proprio la figura. No? No, pochissime aziende, diciamo, si possono permettere. La maggior parte delle volte, quando c'è, è nell'IT,
che è teoricamente sbagliato, perché la persona che si occupa di sicurezza informatica deve essere fuori dall'IT, perché altrimenti non può controllare l'IT, no? Cioè, altrimenti sono nello stesso gruppo, il suo capo è quello che dovrebbe essere controllato. Mega grande azienda, io e te, quando stavamo sotto questo cartello, sì. Ma sono parrocchie diverse. Esattamente. Spesso e volentieri, tra l'altro, quando l'IT Security Manager devono scegliere una persona che faccia l'IT Security Manager, viene presa una persona dall'interno dell'azienda che non si occupa di sicurezza, cioè che non si occupava di sicurezza, che la maggior parte delle volte non sa assolutamente nulla di sicurezza, e quindi, diciamo, con tutta la buona volontà che ci può mettere, però gli manca totalmente la cultura. Adesso chiudo con un aneddoto di settimana scorsa, che ho parlato con un cliente dell'Oil and Energy, non italiano, quindi non è quello che state pensando, è una società conosciuta a livello mondiale, proprio, diciamo, uno dei nomi, dei grandi nomi, e gli ho chiesto: ma da voi c'è qualcuno che si occupa della sicurezza? Mi ha detto: sì, c'è un consulente che viene, fa part time e mette le regole sul firewall. Questa è stata la risposta. Io colgo questo momento per, diciamo, solo raccontare due cose veloci, che però sono, secondo me, considerazioni importanti dell'ecosistema dell'IT security e dell'hacking e dell'information security, che possono stare tutti all'interno della stessa che possono stare tutti all'interno della stessa frase, ma non necessariamente. In Italia, non so se avete notato, ma abbiamo tanti prestigiosi acari IT security specialist italiani che fanno progetti di rilevanza internazionale, che se ne fuggono all'estero. Se ne fuggono, non è che fuggono, trovano un contesto in Italia che non necessariamente valorizza delle competenze che sono di elevato livello. Questo perché, per i soliti problemi, diciamo, di mancanza di meritocrazia, e qui non stiamo facendo un pippotto politico, però vediamo che all'interno del nostro panel di relatori la metà vive e lavora all'estero, e questo tipo di competenze, per essere valorizzate, sono andate all'estero a tutti gli effetti. E poi dicono che in Italia c'è un problema, c'è un skill shortage, cioè mancano le competenze di buon livello nell'ambito della security. Ci credo, se ne vanno all'estero perché in Italia non trovano un ambiente adeguato. Allora, questo perché lo volevo, diciamo, ricollegare all'esperienza che abbiamo fatto e ho fatto in primis, dato che posso vantarmi di non occuparmi più di IT security da quasi 3 anni, mi occupo di trasporti e whistleblowing adesso, e poi organizzo eventi hacker. E quando c'era stato a gennaio un tantam di tipo mediatico sulla volontà da parte del primo ministro di nominare tale Carrai a quello che adesso ha avuto anche un nome da un articolo di oggi, il nucleo per la sicurezza cibernetica presso la presidenza del Consiglio dei Ministri. Cioè, dovrebbe essere una funzione presso la presidenza del Consiglio dei Ministri che faccia da coordinamento e raccordo tra quelli che sono tutti i soggetti che fanno parte del mondo della cyber security in Italia, dal CERT, che adesso sta presso il MISE, a tutte quelle che sono le funzioni delle aziende di sicurezza strategica, a quello che è il mondo magari della cultura o della ricerca nell'accademia, eccetera eccetera eccetera. Ora, per fare questa, diciamo, per costituire questa entità, nucleo per la sicurezza cibernetica, noi ci diremmo: ci vorrà qualcheduno che abbia, non so, 20 anni di esperienza nel settore, non mi sto candidando, non mi interessa, non lo farei, ma vorremmo vedere qualcuno di cui come comunità ne riconosciamo l'autorevolezza, diciamo: ammazza, quello è un figo, quello ci capisce veramente tanto. E allora abbiamo fatto questa lettera, che è stata poi pubblicata da Repubblica, ha avuto un discreto eco anche mediatico e politico, in un gruppo di persone di cui sono l'unica persona che ci ha potuto mettere la faccia, cybersecuritynazionale.org. A gennaio abbiamo fatto questa raccolta di firme molto polite, indirizzata al primo ministro, al presidente del consiglio, per dirgli: in relazione a questa nomina che vorresti fare in questo nucleo, magari serve qualcuno che ha delle competenze, e anzi questo atto del fatto che è amico tuo e non ha una competenza specialistica, per chi lavora nell'ambito specialistico e vede persone che se ne vanno dall'Italia, persone che stanno in Italia che non gli viene riconosciuto questo valore, effettivamente dà un po' fastidio.
Abbiamo avuto oltre 540 firme da parte di specialisti di settore linkati con il loro profilo LinkedIn. So che è stata anche portata in vari tavoli parlamentari, è stata portata addirittura stampata al Copasir, cose di questo tipo, e quindi quantomeno ha generato dibattito. Ora, un retroscena interessante che volevo condividere è che tante persone che hanno il nucleo che ha partecipato, diciamo, a questa lettera, di cui io solo ci ho potuto mettere la faccia, ma non è, diciamo, un'idea solo mia, e altri che lavorano di settore, hanno ricevuto ordini perentori dai rispettivi vertici aziendali di non commentare mai nulla sul tema Carrai nucleo sicurezza cibernetica. Non commentare. Perché? Perché hai visto mai che poi, se effettivamente viene nominato, noi che siamo nel settore potremmo avere problemi. Quindi si è creata questa forma di chilling effect, tutti zitti perché hai visto mai che crea problemi professionali, in cui solo io ci ho potuto mettere la faccia perché, non lavorando più nell'IT security, non posso avere problemi professionali. Il CLUSIT, l'Associazione Italiana di Sicurezza Informatica, non ha detto, beh, non era una critica di tipo politico, ma sostanziale, di tipo contenutistico. Stai creando quello che dovrebbe essere il nucleo che si occupa della sicurezza informatica, sicurezza cibernetica, coordinamento, sviluppo a livello di paese Italia, e tra gli addetti al settore, non lo so, non dico devi fare una consultazione pubblica, che potrebbe anche essere il massimo esempio di meritocrazia, però vai a portare non persone che hanno un track record di esperienza importante. Volevo solo condividere questo aspetto e linkarlo al fatto che abbiamo persone che lavorano o per aziende estere dall'Italia o devono andare all'estero molto competenti, non riconoscimento del merito e questi piccoli retroscena di quando, io penso che da che ricordo è la prima volta che c'è un tema di politica nazionale che ha a che fare con la cyber security, non me ne ricordo, diciamo, prima. E niente, questa era un po' la considerazione per condividerla fino a se stessa, se qualcuno vuole commentare o aggiungere qualcosa. Fabio, ti darò una risposta lapidaria. Il vero problema è che in Italia non c'è nessuno che è esperto di parcheggi, cyber e big data contemporaneamente. Io pensavo di darmi i parcheggi a breve. Ce n'è solo uno. A posto. Volevo solo fare un esempio, non so se avete guardato la vostra inquadratura in azienda, ma di solito gli informatici sono inquadrati come impiegati. È dal 1987 circa che dalle scuole di informatica si esce e non esiste la figura di informatico, esiste lo scalpellino, esiste il pulitore di camini, ma l'informatico non esiste. Network administrator, chiamalo come ti pare, ma non esiste, sei inquadrato come impiegato semplice. Questo credo che la dica tutta sulla storia italiana della sicurezza e dell'informatica, insomma, da qui nasce tutto il resto. Anche come metalmeccanico in alcune aziende. Cosa? Anche metalmeccanico in alcune aziende, neanche impiegato. No, io... Come? Vabbè, io non esprimerò il mio commento sulla questione Carrai perché non ho firmato il documento, o qualcuno probabilmente se ne sarà anche accorto, qualcun altro non mi poteva fregare niente, ma non perché il mio capo me l'ha imposto, anche perché il mio capo per fortuna sono me stesso, ma semplicemente per una mia particolarissima opinione di quello che è tutto quello che ha a che fare con questa roba istituzionale, che uno, adesso non voglio fare quello che fa l'antipolitica, ma la politica è sempre piaciuta, però... non lo so, cioè mi sembra che non sia niente di nuovo sotto il sole rispetto a quello che è stato l'andazzo in qualsiasi altro settore della vita politica italiana, almeno degli ultimi 20 anni, e due, perché non è che i beneamati esperti o commissari o menti eccelse dell'Accademia che siano venute prima abbiano fatto tanto meglio, perché adesso Fabio giustamente ha detto che non c'è mai stato un push così grande a livello mediatico sulla cyber security, ma di commissioni cose di questo genere sulla cyber security a livello nazionale, a livello governativo sono 20 anni che se ne parla, 15 anni che se ne parla, insomma, per cui sì, questa, ripeto, è una mia particolarissima visione, essendo io forse un po' più
al margine magari della scena istituzionale, quello che si può dire un po' più antagonista rispetto ad altri magari. Va bene. Io avevo una domanda per voi, decidete chi può rispondere. Si è parlato del malware di Stato, anche l'intervento in Iran. Non si è parlato molto del fatto che anche in Europa, ad esempio in Inghilterra, è molto spinto questo legislato anche in maniera approfondita. Anche in Italia probabilmente l'idea, anzi anche senza probabilmente, l'idea dell'utilizzo, di seguire la strada dell'Inghilterra o di altri paesi che ovviamente sono più avanti dell'Italia sulla cyber, sta iniziando a parlarne. Il fatto che non ci sia però la cultura, come giustamente avete riconosciuto, ritenete che sia anche pericoloso il fatto che la gestione della sicurezza nazionale e l'idea di andare avanti con tecniche più o meno invasive, più o meno lesive della privacy personale, perché poi non si sa mai chi è l'intercettato e per quali motivi lo viene fatto, perché purtroppo non è che sono tutti cattivi, ma c'è sempre il vincolo anche della privacy, per cui ok, se io voglio prendere il terrorista pakistano devo intercettare il traffico che fai, però bisogna capire se, dico pakistano ma potrei usare qualsiasi nazionalità, capire qual è la vostra opinione da specialisti di sicurezza su queste tematiche, perché alla fine cyber security vuol dire tante cose. L'impatto più grosso per l'Italia, a parte avere magari un incompetente a carico di questo settore, ma in generale cosa ne pensate su questo tema? Mi è arrivato il microfono e mi sembra che mi tocchi la risposta. Domanda lunga. Scoperchiato diversi temi. Primo tema, giustissimo, ed è tra l'altro qualcosa che ho menzionato nella presentazione, nel senso si parla moltissimo di operazioni di hacking, o come lo vuoi chiamare, active surveillance, captatori informatici, chi ne ha più ne metta. Di blocchi geopolitici molto opposti al mondo occidentale, quello è assoluto, è anche una ragione professionale politica abbastanza complessa, nel senso difficile che vai a trovare società americane che vanno a pubblicare materiale, ricerche su quello che effettivamente il loro governo sta facendo, e molti, in realtà ho avuto discussioni di questo tipo su Twitter infinite con diverse persone di profilo, e molti lo dicono anche apertamente: io se andassi incontro, dovessi trovare attacchi del mio governo, non li pubblicherei, anche se sapessi che fossero stati utilizzati in un contesto non particolarmente legittimo. Il motivo per cui ho parlato di Iran è perché in realtà negli ultimi anni io almeno mi sono sbattuto talmente tanto a pubblicare su paesi occidentali che hanno cominciato ad accusarmi di essere un anti-occidentale, perché adesso ho cambiato un attimo il focus e sto pubblicando un po' su tutti. L'anno scorso Latin America, quest'anno Iran, la prossima non si vede. Però i paesi che ne usano gli strumenti sono tutti, cioè nel senso non sarà difficile andare a trovare uno che non, in un modo o nell'altro, perché ne produce in house o perché va ad acquistare i vari Thin Fisher, Hacking Team e qual di sorta, che non lo faccia. Di materiale su paesi europei ce n'è praticamente per qualsiasi stato, poiché se si parla di utilizzo a livello di law enforcement o di intelligence agency è tutto un altro discorso, però il fatto che si faccia utilizzo è scontato. Il modo in cui viene utilizzato è ancora non chiaro, nel senso sappiamo di diversi paesi, non sappiamo molto di paesi occidentali, di paesi europei, che primo è un problema, perché adesso cominceranno a passare comunque legislazioni per legittimizzare o controllare comunque queste tecnologie, non abbiamo né un contesto su come vengono utilizzati, né numeri di qualsiasi sorta su quanto vengono utilizzati, in che tipo di investigazioni, e effettivamente se è un sistema efficace oppure no. E facendo insomma, almeno io sono uno scettico di legittimizzare questi strumenti, ma non sapendo un minimo di cognizione di causa su come effettivamente vengono utilizzati, per me è difficile prendere una scelta insomma informata. Poi vabbè,
il fatto che sia uno strumento necessario è discutibile, però comunque capisco la necessità operativa di dover utilizzare captatori informatici, Trojan, eccetera, eccetera, per motivi investigativi, ed è quello che io chiamo il counter snored effect, nel senso, nel momento in cui crittografia e sigint intelligence diventa inefficace, si muoverà sempre di più verso Trojan e quant'altro, è una realtà di fatto. Il problema che io mi pongo, primo, è: siamo pronti a iniziare un dibattito, comunque un processo democratico di accettazione in questo momento in cui veramente sappiamo molto poco? E la seconda cosa, che è un po' più long term e strategica, a me preoccupa che possa avere un effetto negativo nel sbilanciare verso un'industria offensiva in comparazione a un'industria difensiva. Quando comunque tu legittimi in paesi europei per qualsiasi sorta di investigazione, comunque è un'ipotesi, però nel momento in cui si va a investire un capitale maggiore rispetto al passato in questo genere di tecnologie, ci sarà molta più produzione, ci sarà più domanda, più risposta, e quello che mi preoccupa è che crea uno sbilanciamento comunque sia economico che tecnico. Quello che non vorrei vedere io, per esempio, è che cominciamo a finanziare miliardate in zero day che rimangono privati per l'eternità, o malware o sviluppatori di sistemi offensivi, che io valuto tantissimo, tipo, ho maggior rispetto per Michele per il lavoro che fa, ma quando c'è un interesse comunque, un interesse pubblico, mantenere questo genere di tecnologie private nel lungo termine ha un effetto distruttivo non solo per noi, ma per tutti quanti che usano quella tecnologia. Chiudo, perché mi sembra che anche lei voglia dire qualcosa a riguardo. E quindi penso che, in questo senso, penso che ci sia una riflessione da fare anche in questo senso, non solo nell'immediato qual è la soluzione operativa più adeguata, ma anche che effetti potrà avere questo genere di investimento nel lungo termine, quando, insomma, mantenere una vulnerabilità privata o mantenere sistemi e tecniche per fondamentalmente distruggere quei paradigmi di sicurezza che ci siamo sbattuti a creare negli ultimi 15 anni senza avere un piano di pubblicazione, di rimedio nel lungo termine, a me preoccupa abbastanza. Allora, io, premesso che concordo totalmente con lui, su questo argomento voglio anche invitarvi ad andare a consultare gli atti degli archivi e eventualmente il programma della prossima edizione di una conferenza che è veramente notevolissima dal punto di vista dei contenuti e un po' poco conosciuta in Italia, che si chiama E-Privacy, che è una conferenza dove si tratta principalmente di legislazione dell'informatica, di tematiche legate a questa cosa qua, e dove di captatori informatici si dibatte da almeno 2 o 3 anni con l'analisi di quello che era la legislazione attuale e commenti di gente molto più qualificata, probabilmente di chiunque qua, perché sono tutti gente che è sul ramo principalmente, sono avvocati e gente che si occupa di queste tematiche qua, insomma, ecco. Il prossimo e-privacy sarà a fine giugno a Pisa, e se andate sul sito i-privacy.winstonsmith.org troverete la call for paper per portare un contributo. È misto tecnico-giuridico, normalmente abbiamo un 65-60% di contenuti legali, giuridici e il resto di contenuti tecnici, quindi diciamo un buon mix. Le cene di privacy sono sempre un eccellente momento di dibattito e discussione, abbiamo avuto in passato anche il precedente garante che ci è venuto a trovare e ce ne siamo andati tutti quanti a cena, quindi insomma ci sono dei dibattiti molto interessanti. Volevo solo dare un punto sul tema di Paolo e sul tema captatori. Alcuni, diciamo, data la discussione, data la crescita d'uso di questo tipo di strumenti, anche all'interno del flusso di conferenza 2 volte l'anno e-privacy e focus sul tema captatori, in particolar modo il grande lavoro che è stato fatto dagli avvocati Micozzi e Gallus, nonché poi dall'avvocata Terno, abbiamo creato un gruppo di lavoro informale, misto tecnico-legale e un politico, e abbiamo fatto delle analisi di carattere tecnico, procedurale e legale su come potrebbe essere fatta una regolamentazione che fosse particolarmente tutelante dei diritti, ma che possa garantire l'operatività. Questa cosa sarà probabilmente rilasciata in giugno con una conferenza ad hoc e una pubblicazione sulla Camera della proposta di legge. È già stata accennata in un articolo che non sarebbe dovuto uscire su Repubblica, però è scappato.
La sintesi estrema qual è? Oggi un captatore è in grado di fare tutta una serie di cose, cioè un Trojan è in grado di fare tutta una serie di cose giuridicamente che sono già disciplinate dal codice di procedura penale. Cioè, cosa può fare? Un'intercettazione ambientale, ti ascolta il microfono, una intercettazione telematica, ti intercetta il traffico internet, una perquisizione, ti frugono i file, un sequestro, scarico i tuoi file, un pedinamento, seguo dal localizzatore wifi o GPS del tuo cellulare dove vai. Tutte queste sono fattispecie già regolamentate dal codice di procedura penale che dice la puoi fare per tot tempo, la devi chiedere o non la devi chiedere al giudice delle indagini preliminari, la devi chiedere o non la devi chiedere al giudice delle indagini preliminari, la puoi fare solo per questi reati, che ne so, per una diffamazione a mezzo Facebook non la puoi fare un'intercettazione telefonica, no? Perché? Perché è un reato, fra virgolette, poco grave, di conseguenza non è un reato tra quelli che nel codice di procedura penale puoi, diciamo... Tuttavia, oggi, quando un magistrato o agente di PG usa un captatore che gli permette di fare tutte queste cose assieme, lui magari si fa autorizzare un decreto dal giudice delle indagini preliminari, ossia nella fase delle indagini preliminari, dal giudice, e se lo può firmare da solo nella fase delle indagini preliminari, se è pedinamento, però se è una cosa più importante, diciamo, mi faccio autorizzare l'intercettazione telematica, metto il captatore per fare la telematica, dopodiché però, visto che ci sto, che non me li scarico i file. Sto facendo un sequestro. Aspetta, nel codice di procedura penale c'è scritto che se io ti faccio un sequestro te lo devo notificare, perché se vengo a casa tua a sequestrarti della merce te lo devo dire. Quindi oggi questo è un esempio di abuso del diritto, ma a quel punto magari mi hanno sempre autorizzato la telematica e io però faccio l'ascolto ambientale, ti faccio un pedinamento, ti faccio una perquisizione, ti faccio un'intercettazione telefonica delle tue chiamate Skype. Ora, se io fossi andato come magistrato dal giudice e gli avessi chiesto che mi autorizzi tutte queste cose assieme, mi ha detto ma questo è il più pericoloso cattivone della faccia della terra o sei scemo? Ecco, oggi quindi, siccome è uno strumento atipico, cioè uno strumento che non è disciplinato dal codice di procedura penale, c'è un abuso amplissimo, perché di fatto si usa... La cosa più leggera che posso farmi autorizzare da codice di procedura penale, quindi io, diciamo, magistrato operatore di PG, e poi faccio tutto il resto. Quello che, diciamo, negli ambiti vociare ci hanno raccontato è che spesso e volentieri si fanno dei veri e propri sequestri, si scaricano i file, si guarda cosa c'è dentro, poi però siccome il sequestro non era autorizzato, si va a fare il sequestro reale sapendo già che su quel computer ci troveranno quel dato, che ovviamente è un abuso di diritto gravissimo. Questo. Ecco, questa era l'estrema sintesi. Fino ad arrivare a ti mettono la bustina di droga nella tasca, ok? L'equivalente informatico, perché tecnicamente è comunque una cosa che va... Sì, che sì, va, ma comunque... infatti il software di Hacking Team faceva proprio planting di sta roba. C'era il codice, era uscito il codice, vabbè, adesso il codice per incriminare la gente. Ah, boh, comunque. Però comunque tecnologicamente è una possibilità che c'è e comunque va... No, ma il discorso è che tanto la gente, cioè qualsiasi target alla fine della fiera... viene bucato, è solo una questione di tempo e di risorse, cioè quello che devi fare è scoraggiare l'attaccante a perseverare e quindi non so, usare two-factor authentication, sottodomini non guessabili facilmente, strong password, segmenti la rete, in modo che anche se riesci a prenderti un pivot e dopo un mese, due mesi, in due o tre persone non riesci a far nulla, dici ah boh, prossimo target. Per tutto il resto c'è Sì, esatto. No, cioè, il discorso è questo, che invece di focalizzarsi su un aspetto legislativo, che secondo me non aiuta molto, visto che cioè, il fatto che tu dici a una persona ti metto 5 anni in gabbia se ti sgamo che buchi il server di questa public company italiana, cioè la gente che lo fa veramente non verrà mai beccata, comunque, cioè, altro che Tor. Cioè. Quindi boh, non so, io non ho molte speranze, sinceramente. Sì, era di chiudere. Mario? No, chiudi. Beh, questa tavola rotonda ha toccato dei temi che sono piuttosto delicati in questo periodo. Sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista più tecnico, cioè... l'utilizzo di strumenti di un certo tipo per fare anche attività che sono previste dal codice, cioè che sono la difesa del cittadino. Però, insomma, abbiamo visto che non è così banale come dirlo quando si parla di informatica. E quindi
che dire, rifletteteci, cioè quando leggete le notizie di queste cose pensate a quello che ci siamo detti qui, perché nei prossimi mesi, settimane, mesi verranno prese le decisioni in questi ambiti, quindi è importante che le persone sappiano che cosa sta succedendo. Con questo, questi tra virgolette interrogativi, alcune delle risposte possibili, vi lasciamo per questa edizione, vi diamo appuntamento alla prossima, vi diciamo non scappate perché c'è sempre l'estrazione che dobbiamo fare dei premi. Io vi ringrazio assieme a Mario, ai relatori, allo staff, tutti, in primis gli sponsor, ma tutti quanti, tutti voi che avete partecipato, ci avete messo passione, impegno, avete resistito questa giornata, avete sopportato i piccoli incidenti tecnici di video, audio, eccetera. E Mario, sta dimenticando qualcosa? No, allora, grazie ragazzi anche per questa giornata, finalmente siamo arrivati alla fine. Io sono felicissimo, spero lo siate anche voi. Vi chiedo nuovamente scusa per i piccoli problemi di audio che abbiamo avuto, ma ovviamente non può essere tutto perfetto, anzi se fosse tutto perfetto sarebbe irreale. Vi ringrazio, ringrazio i relatori, ringrazio lo staff, ringrazio gli sponsor che continuano a darmi fiducia. Per quelli del lab ci vediamo domani mattina alle 10, sapete già tutto, avete già tutte le informazioni. Concluderei così, allora. Chi è che è venuto all'edizione di ottobre? Di voi? Ok, vi ricordate vero cosa è successo a fine... Allora, esatto, per quelli che non c'erano, per estrarre i premi ovviamente in modo casuale, cosa abbiamo fatto? Abbiamo assegnato nei premi un numerino, l'abbiamo scritto su un post-it, l'abbiamo piegato e l'abbiamo nascosto nelle sedie, a caso. E quindi i partecipanti si sono dovuti alzare e cercare nelle sedie. Però, per questa nuova location, che tra l'altro ringrazio, che è stata spettacolare, e come vedete le sedie sono di plastica, quindi dove avremmo potuto nascondere i bigliettini? Allora, non ci sono i bigliettini, ci sono dei piccoli adesivi rotondi verdi nelle, ovviamente messi in modo casuale, nelle etichette delle magliette che vi sono state consegnate. Quindi se siete vincitori, avete il premio addosso, controllatevi le etichette. Dovete trovare un bollino verde con un numero, venite qua e vi consegno il premio. Direi che è tutto, grazie ancora ai relatori. Un'ultima cortesia, quando andate via mi raccomando, prendete tutta la vostra roba, i sacchetti, cerchiamo di lasciare la sala pulita. Vi ringrazio ragazzi, buona giornata, grazie.